Gente in fuga dal paese, da un'Ucraina in guerra. Ieri i ministri dell'interno a Bruxelles hanno trovato un'intesa sul meccanismo temporaneo di protezione. Un sì unanime. I 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea hanno dato il via libera alla direttiva per la protezione temporanea dei profughi in fuga dall'Ucraina. 1 milione di persone in pochi giorni è già riuscita a mettersi in salvo, ma nelle prossime settimane si potrebbe raggiungere, secondo le stime di Bruxelles, la cifra record di 7-8 milioni di sfollati dal paese sotto attacco dell'armata russa. La protezione per i rifugiati durerà un anno, ma potrà essere prorogata di altri 12 mesi. Oltre al permesso di soggiornare nel paese dell'Unione, si avrà anche la possibilità di avere un lavoro autonomo o subordinato, l'accesso all'istruzione e alla formazione, oltre al diritto all'assistenza sociale, economica e sanitaria. Una protezione eccezionale, valida sia per i residenti ucraini che per gli stranieri che vivevano in Ucraina con un permesso a lungo termine in qualità di rifugiati. In quest'ultimo caso, però, sarà il paese ospitante a decidere se applicare questa direttiva europea o il regime di asilo previsto dalle norme nazionali. Nessuno però sarà rimandato indietro, nemmeno chi, in fuga dalle bombe, ha smarrito i documenti. Non è stato fissato alcun piano di ripartizione tra i singoli stati. Gli ucraini potranno viaggiare all'interno dell'Unione senza alcuna restrizione per 90 giorni e una parte dei profughi potrebbe scegliere come destinazione finale l'Italia, dove sono già arrivate oltre 6.000 persone fuggite dall'Ucraina. Il piano predisposto dal Viminale con i prefetti entrerà in azione quando la rete di familiari e conoscenti non sarà più in grado di far fronte alle necessità legate all'accoglienza dei profughi. L'Italia è abituata a gestire situazioni anche emergenziali con la rete delle prefetture, il mondo dell'associazionismo e i comuni, ha spiegato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Faremo fronte a tutte le necessità che si presenteranno.